Cari amici, ben ritrovati con Campania 4.0. In questa puntata parliamo del mondo della ristorazione. Come sempre, spazio alle storie d'impresa. Il nostro viaggio parte da Paolisi, in provincia di Benevento. Il mangiar bene, si sa, è uno dei capisaldi dell'italianità, al nord così come al sud. E in Campania, passando dalle pizzerie e pasticcerie, veri e propri baluardi del cibo locale, agli agriturismi, ai ristoranti, fino ai pub e alle vinerie, si parla di un fatturato di miliardi di euro e di un crollo miliardario nel 2020. Inevitabile. Con il lockdown dei mesi scorsi, per il coronavirus e le misure restrittive degli ultimi tempi, accompagnati dalla paura di tanti che preferiscono rinunciare alla cena o al pranzo fuori per evitare rischi, il crollo è servito. E in una terra strutturalmente fragile come il sud è un dato devastante. Per l'indotto, con i fornitori di materie prime che perdono una fetta importantissima dei loro guadagni, per il lavoro, visti i tanti occupati nel settore, una boccata d'ossigeno arriva dal contributo a fondo perduto previsto dal decreto agosto, ma non basta. Forse è arrivato il momento di ripensare il settore, salvaguardandolo e facendolo ripartire più forte. Chef, il mondo della ristorazione, del wedding in generale, è tra i settori che più sta risentendo, ha risentito della crisi derivante dall'emergenza Covid. Voi vi occupate di ristorazione, ma soprattutto di wedding, e ve ne occupate da tanto tempo. Ma cosa è accaduto in questi mesi? Cosa è cambiato? All'inizio del lockdown eravamo abbastanza tranquilli perché pensavamo che fosse una cosa passeggera, quindi ci apprestavamo alla stagione lavorativa che solitamente per il wedding inizia verso maggio-giugno, quindi pensavamo che tutto si potesse risolvere. Poi invece alla fine siamo stati più colpiti, perché un evento come il wedding, si sa, specialmente in Campania dove la gente ci tiene ad organizzare tutto nei minimi dettagli, si inizia un anno, a volte due anni, addirittura alcune coppie iniziano tre anni prima. Potrebbe sembrare un'esagerazione, però diciamo, questa è la nostra cultura del matrimonio in Campania. Quindi quando poi alla fine gli sposi hanno iniziato a sentire tutte queste notizie che forse non riuscivamo ad uscire presto da questa crisi, lì abbiamo iniziato a vedere i primi segni di panico da parte degli sposi, specialmente dalle spose, e quindi poi dopo ci siamo dovuti adattare a queste nuove regole, che sono delle regole che poi vanno a influire comunque in modo abbastanza determinante nello svolgimento della festa. Ecco, tante le disposizioni, soprattutto nell'ultimo periodo, tante disposizioni normative che sono poi cambiate, che si teme possano cambiare ancora. Come siete riusciti e come riuscite ad adattarvi di volta in volta? Questo è proprio l'aspetto meno facile, perché a volte inizi a pensare di fare delle cose, poi all'improvviso ti cambiano le carte in tavola e lì devi essere bravo a comprendere bene ciò che ti stanno chiedendo di fare i governanti. Ci hanno chiesto all'inizio di organizzarci per tenere gli ambienti disinfettati al massimo, che comunque è una cosa che, diciamo, voglio dire, è una cosa abbastanza logica e normale. Poi ci hanno fatto fare degli investimenti quali i sanificatori ad ogni entrata, per i bagni, poi la pulizia dei bagni molto più frequente, anche se, voglio dire, la nostra struttura, essendo un 5 stelle, comunque queste cose già le facevamo prima, i nostri standard già erano molto elevati, quindi abbiamo fatto meno fatica da questo punto di vista. Però poi è quando si va a chiedere all'ospite di entrare in una struttura in modo diverso durante una festa, è lì che inizia a trovare delle piccole difficoltà, perché solitamente se si va a un matrimonio fra amici e parenti si ci va per divertirsi, per stare in compagnia, per rivedere tanta gente che magari non si vede spesso con questa vita frenetica che facciamo. Quindi
diciamo, il contatto fisico, diciamo, è la base di una festa, quindi togliere questo contatto fisico a delle persone che vengono per festeggiare non è facile e noi abbiamo cercato di fare il nostro lavoro seguendo tutte le linee, tutte le regole, solo che poi queste nuove regole si è arrivato a un punto che c'era molta paura da parte degli sposi di confermare o non confermare l'evento, quindi abbiamo avuto delle disdette, tanti spostamenti e soprattutto è calato il numero di partecipanti, anche se non ci fosse stato un tetto, tranne ovviamente la distanza sociale. Noi, diciamo, di questi problemi abbiamo poco, perché comunque abbiamo delle sale, partiamo dai 560 metri quadri, 480, 320, quindi gli ambienti sono molto spaziosi al Sanremo, quindi i numeri potevano essere anche elevati, però magari da parte degli sposi si è venuto anche da parte degli ospiti. Ritieni sia possibile fare un evento come un matrimonio al sud con numeri ancora più bassi, con un numero di invitati che si oscilli tra le 20 e le 30 unità? No, io penso che a questo punto le persone rinunceranno, perché la festa, voglio dire, è fatta dalla gente. Come hanno reagito invece le persone, gli sposi, gli invitati? Da subito hai detto al sud, in Campania in particolar modo, c'è una tradizione ancora forte per i matrimoni. Sì, penso che questa cosa ci debba far riflettere molto, perché potremmo trarre anche molti insegnamenti. Tanta gente, devo dire la verità, si è comportata bene, ha reagito bene, è venuta al ristorante, sono rimasti nel loro tavolo, quando si alzavano per andare al bagno o indossavano la mascherina, cercavano meno il contatto fisico magari con delle persone che non fossero proprio del loro nucleo familiare, quindi si sono svolte delle feste. Ovviamente non potevi ballare, non potevi girare per i tavoli come solitamente, diciamo, uno fa quando va a un matrimonio, vuole salutare degli amici che non vede da tanto, quindi diciamo che hanno reagito molto bene. Ovviamente per noi non è stato facile, però con la gentilezza del personale, con un savoir-faire un po' diverso. Dal wedding alla ristorazione, perché oltre ad occuparvi di grandi eventi avete deciso da un po' di tempo di aprire anche un ristorantino. Come è andata da quel punto di vista? Come state gestendo? Come reagiscono le persone? Se magari al di là delle limitazioni tante persone rinunciano ora alla cena fuori? Io credo che questa sia già una scelta coraggiosa per i tempi che stiamo vivendo, però so anche che è molto più facile gestire magari un ristorantino alla carta, dove l'affluenza è, diciamo, due persone, quattro persone, tavoli di persone congiunte, quindi riesci ad organizzare molto meglio, non ti arrivano tutti insieme magari come un wedding, perché devi pensare che quando c'hai un matrimonio la gente arriva quasi tutti insieme, quindi pure lì devi fare molta più fatica a tenere alto, diciamo, il fatto di controllare se arrivano con la mascherina, se sono dello stesso tavolo, quindi non creare assembramenti anche in giardino. Invece da un punto di vista ristorativo alla carta questa cosa è molto più facile, infatti credo che anche se sia stato colpito in modo molto forte anche questo settore, credo che il wedding sia quello che sia stato colpito molto di più. Ecco, questa è la speranza, riuscire in qualche modo comunque a trovare la sintesi, a trovare una regolamentazione, dicevi, va bene le regole, purché ci diano delle regole chiare che potremo sempre seguire e continuare a lavorare. Sì, queste regole chiare, specialmente per noi del settore, e poi farle capire specialmente agli ospiti che arrivano, perché se tu adesso puoi approfittarne per insegnare, per insegnare anche agli altri, agli ospiti, come arrivare al ristorante, questo potremmo portarcelo avanti anche quando magari non ci saranno più queste restrizioni, quindi prenotare sempre il tavolo. Ci vuole un attimo fare una chiamata al ristorante e vedere qual è l'entrata migliore che si potrebbe fare, quindi magari prenoto alle 8:30 e arrivo alle 8:30, una cosa che, diciamo, in Italia è un po' difficile, specialmente qui da noi al sud, la gente fino a poco tempo fa preferiva non prenotare, oppure se prenotava magari arrivava in ritardo, quindi adesso devi prenotare, devi arrivare in orario e soprattutto se prenoti per quattro persone devi venire con quattro persone. Ecco, quindi secondo me possiamo trarre molto insegnamento
cambiamento da questa cosa. Bisogna solo essere molto coesi, quindi gli esperti della ristorazione, cioè gli operatori, devono trovare questa coesione con gli ospiti, i clienti. Dal Sannio il nostro viaggio continua a Salerno. Dall'asporto al servizio ai tavoli, Antonio, voi vi occupate di vari aspetti della ristorazione, un settore che in questo periodo, soprattutto dal lockdown in poi, ha subito una serie di cambiamenti. Come è andata? Come sta andando? Certo, a partire da prima del Covid, durante il Covid, post-Covid, ci sono stati tanti cambiamenti. Le attività, ecco, polivalente, che toccano il delivery non, piuttosto che il servizio a tavola, il takeaway, diciamo un po' la ristorazione a 360 gradi, stanno subendo, diciamo, un po' tutti quanti dei cambiamenti. Cambiamoli cambiamenti. Sicuramente io dall'altra parte cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, quindi non parto subito col consiglio: non stiamo a guardare i decreti come una cosa che ci sta fermando, ma come possiamo cavalcare l'onda, che possono essere i dark kitchen piuttosto che i point da 30 metri quadri per il delivery. Diciamo, sono tante le opzioni. Ecco, tu hai detto: non voglio parlare di difficoltà, di cambiamenti a cui stiamo cercando di adeguarci. Uno dei modi è soprattutto aver differenziato molto, cioè la mattina occuparsi dell'asporto, la sera offrire il servizio ai tavoli. Come sta andando questa forma? Cercare di trovare il giusto compromesso e di organizzare un point, diciamo, in 20 ore. Significa che la mattina ci si può gestire con la parte panetteria, ci si può gestire con la parte gastronomia, piuttosto che stare un attimino chiusi, visti già i regolamenti, visti i decreti. Come è stato riorganizzarsi poi dopo il lockdown? Ovviamente siete stati chiusi come tutti, poi bisogna riaprire con nuove regole, con nuove indicazioni da seguire. Riorganizzarsi sta per rimboccarsi le maniche, quindi rimettiamoci sotto. Come dobbiamo organizzarci? Per quanto riguarda la seduta, alle 9:30 si chiude, quindi cerchiamo di far capire ai commensali, al nostro target: ok, io alle 19 già ti do l'occasione di poterti accomodare, quindi mettiamo i turni 19, 20, 21, piuttosto che a partire dalle 20:30, alle 21:30, per poi arrivare, non potrei mai farli sedere. Però questa può essere un'idea la tua, no? Dice: cambiamo proprio le abitudini e magari rivolgiamoci ai commensali: venite a cena prima che riusciamo a servire più persone, perché dopo saremo costretti a dirvi no, non potete entrare dopo una certa ora magari. Ecco, impostarla orario famiglia. Alle 19 penso che la famiglia ben venga, che trova un attimino il locale con tanto di predisposizioni, ecco, tutto ciò che riguarda il distanziamento, ciò che riguarda la misurazione della temperatura. Quindi dalle 19 alle 20 andiamo ad interfacciarci con la famiglia. Per quanto riguarda le 21 andiamo a ricercare quella clientela che va dai 18 ai 30 anni, andiamo a spostarci con l'orario. Ecco, bisogna sempre interagire con il pubblico, essere pionieri. Detto, io voglio cercare di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, quindi non parlare di difficoltà, ma di nuove abitudini, di cambiamenti. D'altronde è quello che hai fatto sin dall'inizio, perché hai fatto una scelta di campo anche sui prodotti. Vogliamo solo prodotti d'eccellenza, portare in tavola, rappresentare con quello che cuciniamo le eccellenze del territorio. Neanche a farla apposta c'è una frase: noi siamo quello che mangiamo. La scelta della qualità, diciamo che non è che nasce in un preciso momento, diciamo è un percorso che ci è sempre stato dato, diciamo a partire dalla... Noi siamo la quarta generazione di ristoratori, quindi
non siamo degli improvvisati, ma allo stesso tempo siamo dell'idea che c'è sempre da imparare. Quindi allo stesso tempo il discorso qualità nasce sì dall'infanzia. Mantenere la tradizione, conservare la tradizione, però con le vostre innovazioni. Dicevi, siamo la quarta generazione. Questi cambiamenti che d'altronde vi trovate anche voi, questa generazione qui si trova a vivere, chiedono quasi un ulteriore passo avanti, un ulteriore cambiamento, no? Allora, se io oggi dico vicino a mia nonna, nonna, oggi vado a completare l'HCCP, la nonna giustamente dice non ti permettere più di dire brutte parole in casa, perché giustamente non sa il mondo della ristorazione oggi cosa sta, ecco, diciamo, cambiando. Però anche in questo caso ben venga che ci siano dei controlli per quanto riguarda l'HCCP, la salubrità del prodotto, tutto ciò che arriva a tavola, ecco. Allora, possiamo dire nuove regole, vecchie tradizioni, perché nuove regole nella gestione proprio del mondo della ristorazione, vecchie tradizioni e quindi il pane che fate voi, fatto con la ricetta di sempre. Certo. La pizza solo con magari prodotti selezionati del territorio. Andiamo a soffermarci tantissimo anche sul prodotto pizza, che diciamo la pizza di Gragnano in questo caso si differenzia dalle altre per, diciamo, il sapore rustico, lo stile casareccio, diciamo il ritorno della pizza di una volta, diciamo. Per quanto riguarda il pane, in questo caso noi facciamo il cafoncello, non è altro che il pane cafone in versione più piccola, battezzato il cafoncello. Questa è, diciamo, l'idea del pane e della pizza. È questa secondo te la strada da seguire, la scelta vincente, cercare di puntare sulle tradizioni, magari unire proprio il territorio al prodotto che lo rappresenta e quindi riuscire a portare avanti questa tradizione che dicevi da quattro generazioni nonostante le difficoltà, nonostante. Poi diciamo che abbiamo un vantaggio, a differenza del binomio, ecco, tradizione innovazione, noi abbiamo la tecnologia che a differenza di anni fa ci aiuta tantissimo, ecco, nemmeno a farlo apposta si può parlare di e-commerce, quindi chi l'ha detto che la pizza, in questo caso tu stai a Salerno, Benevento, Avellino che sia, non può arrivare a Firenze, quindi abbiamo dei vantaggi a differenza di 20 anni fa, 30 anni fa e non li sappiamo sfruttare. Quindi guardare alle nuove tecnologie, la digitalizzazione. Alla digitalizzazione per affrontare anche questo periodo, per affrontare anche le restrizioni del periodo, dell'emergenza. Se le persone devono rimanere a casa, noi dobbiamo andare a casa da loro. È questa secondo te la sfida da affrontare? È questa la sfida per il futuro? O troveremo una strada o ne costruiremo una. Ed ora cambiamo completamente argomento con la nostra rubrica dedicata a salute e benessere. Oggi parliamo di vaccinazioni con il dottor Giovanni Pietro Ianniello, presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento. Dottore, con l'arrivo dell'autunno inizia come sempre la campagna vaccinale, a cui la campagna vaccinale contro l'influenza, a cui l'Ordine dei Medici dedica sempre grande attenzione. Sì, certo. La campagna vaccinale qui nel Sani è partita il 2, c'è stata quella manifestazione organizzata dall'ASL in cui abbiamo fatto questa vaccinazione per dare l'esempio alla cittadinanza. È un'idea che ho avuto già, è il secondo anno che si mette in atto questa, diciamo, manifestazione promozionale da parte dell'ASL, che è stata organizzata dal direttore generale, il dottor Gennaro Volpe, che ha organizzato anche quest'anno questo evento, che proprio per la sua, come dire, cadere in un momento così particolare si è tenuta all'aperto. La campagna è partita e diciamo che l'Ordine sta collaborando molto a questa campagna vaccinale. Abbiamo fatto nostro un manifesto promozionale messo su dall'ASL, lo abbiamo inviato a tutti i nostri iscritti, lo abbiamo messo sul nostro sito perché riteniamo che sia molto importante
aderire alla campagna vaccinale anti-influenzale, molto importante sempre, particolarmente quest'anno. Vogliamo ricordare cosa prevede la campagna, a chi è rivolta? Allora, la campagna è rivolta di base a due fasce di popolazione, ai bambini e agli adulti over 65 e poi a tutte le persone, indipendentemente dall'età, che abbiano delle patologie che li rendono fragili. Per quanto riguarda gli over 65 c'è questa indicazione per tutti i pazienti, per tutti i cittadini con più di 65 anni di età, in modo particolare per quelli che hanno qualche patologia, ma dopo 65 è facile che ci siano delle patologie croniche, in modo particolare dell'apparato cardiaco e quello respiratorio. In questa prima fase però l'attenzione dei medici di famiglia, che poi diciamo sono le sentinelle sul territorio e i soldatini che lavorano sul territorio per promuovere e anche realizzare la campagna vaccinale, sarà orientata nella prima fase, diciamo nei primi 10-15 giorni, ai pazienti over 75, in attesa che poi possano partire con tutte le altre fasce dagli over 65 in poi. Lei diceva che l'Ordine ha fatto un vademecum proprio per promuovere la campagna vaccinale anti-influenzale tra i medici di base. Perché è così importante? Allora, mai come quest'anno la vaccinazione è importante. Viviamo un momento storico della sanità, credo che non l'abbiamo mai vissuto prima, una pandemia, oramai è noto da tutti che da febbraio-marzo siamo in pandemia. Allora, ci avviciniamo a quello che può essere considerato una tempesta perfetta. Covid, influenza stagionale in arrivo, problematiche broncopneumoniche acute o croniche in arrivo. Questo comporta anche un problema di diagnosi differenziale, perché febbre, tosse, mal di gola, casomai nausea, che sono, fino all'anno scorso noi diciamo, vabbè, c'è una banale influenza, ora la prima cosa a cui uno pensa, cioè il Covid, facendo la vaccinazione anti-influenzale, noi riduciamo in maniera significativa una quota di cittadini che svilupperà l'influenza. Ecco perché è importante per ridurre il numero di accessi al pronto soccorso, è importante per ridurre una confusione dal punto di vista diagnostico. Si diceva quest'anno una particolare attenzione, quindi qual è l'obiettivo per la campagna vaccinale? Quali sono gli obiettivi anche in termini percentuali di adesione? Le previsioni fanno pensare a un 80% di adesione alla campagna vaccinale. Gli obiettivi sono quelli di diffondere quanto più è possibile la vaccinazione per ridurre, come dicevo, l'accesso al pronto soccorso. Questa è una battaglia che vede coinvolti tutti noi, tutti gli operatori sanitari, noi medici in prima persona e in modo particolare il medico di famiglia, perché il cittadino, la persona a cui rivolge la domanda, dottore, mi devo vaccinare o no, è nel 90% dei casi il medico di famiglia, soltanto in casi particolari si rivolge al proprio specialista, se è possibile, ma nella stragrande maggioranza dei casi è il medico di famiglia quello che indirizza, anche perché il medico di famiglia ha un po' la memoria storica dei suoi assistiti, quindi sa bene quali sono le patologie concomitanti dei suoi assistiti e sa laddove la vaccinazione è più urgente, è più importante farla il prima possibile, laddove invece è possibile differirla di qualche settimana. Ecco perché io continuo a dire che il medico di famiglia è la struttura centrale della nostra sanità. Possiamo dire in questo periodo anche il ruolo del medico di base è cambiato? Allora, io direi che in questa fase è cambiato un po' la figura del medico a 360 gradi. Il medico ha dovuto riappropriarsi di un rapporto col paziente cittadino più umano, diciamo meno formale in alcuni casi, perché attenersi ad alcune regole è fondamentale, ma bisogna educare il paziente a rispettare queste regole. Stessa cosa per il medico di famiglia, lei lo chiama medico di base, io preferisco chiamarlo medico di famiglia, perché è veramente, fa parte spesso del nucleo familiare il medico di medicina generale e loro hanno un ruolo fondamentale, loro hanno un ruolo di sentinella, hanno un ruolo importante che si devono interfacciare tra quello che è il paziente e quelle che sono le strutture sanitarie. Ovviamente una serie di attenzioni che andranno di pari passo con la rispetto di tutte le misure previste. Assolutamente sì, quello che dice lei è fondamentale. Noi possiamo mettere in atto dal punto di vista medico tutto quello che noi sappiamo e possiamo fare, però tutto questo non servirà a niente se ognuno di noi non rispetterà
il minimo del viver civile. Noi dobbiamo rispettare queste piccole cose. Io dico che dobbiamo fare, l'ho detto a febbraio, dissi, noi dobbiamo fare un salto di civiltà. Dobbiamo avere un senso civico così alto da essere più forti del virus. È l'unico modo col quale noi possiamo in questo momento arginare la diffusione. La mascherina, il distanziamento sociale e rispettare le regole che ci saranno date. Non poteva mancare infine il nostro spazio dedicato al gusto. Ritroviamo in cucina lo chef Luciano Vigliotti. Ben ritrovati in cucina, ben ritrovato lo chef Luciano Vigliotti. Chef, cosa ci prepari? Ciao Emma, oggi facciamo un piatto molto molto semplice, un piatto tipicamente autunnale. Useremo dei topin ambur, che sono un tubero che si scava proprio in questo periodo, delle cappe sante, ok, che anche qui è appena iniziata la pesca, e le andiamo ad abbinare con un dressing allo zafferano e un po' di insalatina, ok? Come procediamo? Piatto semplicissimo. Allora, prima cosa da fare, prendiamo uno scalogno, lo andiamo a pelare. Lo scalogno è tipo una cipolla, ok? Molto più delicata. La peliamo, la tagliamo in questo modo, andiamo a julienne. Prendiamo il nostro topin ambur, va pelato come lo scalogno, in questo modo. Io devo dire, devo raccontare per chi ci segue da casa, che in questo momento iniziano a sentirsi degli odori anche molto intensi. Qual è il sapore di questo tubero? Allora, questo tubero, diciamo, si avvicina alla patata, ma è molto molto più dolce, più delicato. E dà un colore, se lo cuociamo bene, ha un colore bianchissimo che dà un senso di pulizia ed è molto bello anche da vedere. Una volta che l'abbiamo fatto appassire, il nostro topin ambur tagliato a pezzetti irregolari, in questo modo, vedi? E facciamo continuare ad andare. Passati 5-6 minuti, sempre a fuoco lento, andiamo ad aggiungere un pochino di panna fresca da cucina e un goccettino di brodo. Quindi in questo modo, una volta che è appassito bene, mettiamo la nostra panna, che aiuta ancora di più il colore, mettiamo un goccettino di brodo. Ed ecco il risultato finale. Come bella densa, molto corposa. Densa, molto cremosa anche però, comunque si riesce a vedere il colore bianco, molto molto bello. Ok, a questo punto ci accingiamo a cuocere le nostre cappe sante. Le abbiamo già sgusciate, vedi, le abbiamo asciugate bene e messe in questo piattino. La cape santa, come ben puoi notare, ha due lati, sembrano uguali, ma ad un occhio esperto si vede la differenza. Questa è molto più piatta perché poggiava nella parte più concava della cape santa, del guscio, e questa è la parte sopra. Una volta aperta, questa parte dove il guscio è molto più piatto non va messa dal lato della padella, ma il lato della padella deve essere questo qua. Andiamo a mettere in padella semplice, solo con un filo d'olio. Sì. Mettiamo in questo modo. La padella deve essere abbastanza calda. E questa è la rosolatura che gli dobbiamo dare. Un altro pochino di colore, facciamo attenzione al fuoco. Possiamo dire che è un piatto elaborato, e poi scoprirete a breve perché, ma anche veloce da realizzare. Sì. A questo punto la nostra crema di topin ambur è calda. Vedi? Abbiamo finito. E allora, mostriamo 2 minuti di cottura. Vedi che bel colore che ha preso questa rosolatura. Assolutamente. Se avessimo cotto prima l'altro lato, non avremmo avuto questo effetto croccante sopra e morbido. Ti dirò di più. E che odore che c'è in questa cucina, un qualcosa che
Ovviamente io provo a trasmettervi raccontandola, ma siamo quasi pronti, Sì, un piatto, come ti dicevo, velocissimo, con piccole accortezze possiamo fare un capolavoro. Ecco, a questo punto andiamo alla nostra purea, mettiamo al centro, vedi? Ho scelto questo piatto con il blu che richiama un po' il mare. Asciughiamo sempre bene le cappesante su un po' di carta. Perché ricordiamo una cosa a cui ci tieni tanto, la presentazione. Sì, perché altrimenti... Non deve essere solo bello da vedere, non deve essere solo buono, ma anche bello da Assolutamente. Vedere. Assolutamente. Sì, perché altrimenti questo po' d'acqua che tirano fuori a cottura ultimata andrebbe a sporcare la nostra crema bianca, quindi non ci sarebbe quella perfezione che cerchiamo. Ok? Messi in questo modo, mettiamo qualche fogliolina di lollo. Poi vedi, questi sono i pistilli di zafferano, questo è uno zafferano iraniano all'interno di questo dressing. Andiamo a mettere in questo modo e poi per finire sempre delle chips di topinambur, questo che è stato tagliato finemente, poi è stato fatto essiccare al forno per dare un po' di croccantezza ulteriore a questo piatto. Ed il piatto è pronto. E allora è un piatto fantastico, mostriamolo anche ai nostri telespettatori, grazie allo chef e a questo punto buon appetito. Buon appetito. Il nostro appuntamento con Campania 4.0 termina qui, ci vediamo la prossima settimana, sempre sul canale 696.